Ragazzi, che accoglienza! Roma, ci sei? Davvero con la Y tua si potrebbe anche ribattezzare questa serata Daie, perché Daie, esatto. A proposito dei rapporti di Mischeta con Roma, no? Abbiamo tanto sentito, tutti rispetto, il fatto che Max Pezzali avrebbe sdoganato la parola sti cazzi nella sua canzone, ma Mischeta è il titolo, c'è proprio portarci tua, quindi è arrivata prima da questo punto di vista. Allora io partirei per parole chiare: Milano e Roma, che cosa ti viene in mente anche qua a stare qui, cioè essere arrivata? Viene accusata di essere anche articoli eccetera, magari un baluardo, una fortezza. Un pochino è vero, ma voglio dire, è una città in cui io mi mando i DM col sindaco. Cioè, è una città bella, voglio dire, è bello questo. È figo, grazie. Ha visto il Raggi delle ascolta! Ascolta! Raggi ascolta, adesso provo anche qui DM alla Raggi, vediamo se stasera mi risponde. Vediamo se ti manda un tweet, facciamo questa sfida. Giuro che faccio sta sfida, adesso allora, vediamo. Diciamo che Raggi, se non mandi un tweet a Mischeta, perdi le elezioni. Grazie, sì, sta attenta. E Roma dall'altra parte, ragazzi, voglio dire, Roma è la capitale d'Italia, personalmente la città più bella del mondo, ogni volta che vengo qua, raga, è vero, diciamolo, è vero, ogni volta che vengo qua è sempre bello, sono sempre contenta, ragazzi, voglio dire, la monumentalità di Roma, la grandezza di Roma è una cosa che secondo me resiste e persiste, ripeto, quando vengo qua sono contenta di base. E voglio dire, ringrazio la matriciana di esistere, ringrazio Roma. Noi siamo in un paese, no? Vorrei ricordare tutti quanti, siamo in un paese che non ha mai avuto un presidente della Repubblica donna, non ha mai avuto un presidente del Consiglio donna. Finora. Qui ci sono molti giornalisti e a parte forse il manifesto, è difficile trovare un quotidiano nazionale dove ci sia un direttore donna, per non parlare di dirigenti d'azienda, cioè, quindi questa è una battaglia, è veramente la battaglia politica. Tra l'altro io spero che tu abbia insegnato qualcosa, visto che avete avuto un'importante storia d'amore, visto che lui spesso passa da queste parti con Massimo D'Alema, cioè voglio dire, anche se la vostra storia è finita, io sì. Immagino e spero che come accade con il sindaco di Milano, voi continuate a mandarvi, insomma... Lui ne manda SMS, ti dirò. Magari anche screenshot, non lo so, però... Dacci la mano, dagli la mano, intercedi per cortesia, e quando poi li vedremo in buon istruzio avremo vinto forse. Sì, sono d'accordo. Grazie. Io ho cercato di dare un massimo dei buon istruzio per completare dei look, per andare poi nelle sue riunioni, li ha sempre rifiutati. Era noioso, per quello l'ho lasciato alla fine. Scherzo, un saluto a Massimo. No, tra l'altro ci sta seguendo, quindi ciao. Massimo. Chissà che sono qui, mi corro addosso col mazzo di fiori, speriamo.